Benvenuti cari amici alla 577esima conferenza di formazione militante a cura della comunità politica ed umana della CAP, Dunessa Cattolica del Sacro Cuore. Questa conferenza è molto interessante e importante anche perché cade nel 75esimo anniversario della morte di Robert Brasillach, della fucilazione di Robert Brasillach, avvenuta il 6 febbraio del 1945 in Francia. Questo intellettuale che cui questa nostra aula è dedicata. Quando decidemmo tanti anni fa di dedicare quest'aula a Robert Brasillach, era il gennaio del 2010, trovammo in lui una figura che poteva unire i tre gruppi che facevano parte di quest'aula, ovvero la comunità antagonista padana, il CUD d'avanguardia e Azione Universitaria. In questo film intellettuale, della spiccata sensibilità, ci sembrava di trovare una figura che fosse accettabile anche per l'esterno, ma al contempo molto gradita a noi che vivevamo sotto il suo ritratto, e sono 10 anni che viviamo sotto il suo ritratto. Oggi il dottor Andreucci, molto, con molto spirito di sacrificio e di dedizione, tiene una conferenza su questo personaggio, avendo anche scritto un componimento poetico, a verso libero credo, dedicato alla sua figura. Senza introdurre indugi, gli cederò la parola, ricordando che le conferenze proseguiranno più o meno regolarmente anche nel mese di febbraio. A Dio piacendo. Ora, molto volentieri, gli cedo la parola e il microfono. Buon pomeriggio a tutti, innanzitutto cari amici. Ho ritenuto doveroso dedicare a Brasillach la coscienza fucilata, questo non particolarmente copioso scritto, in occasione dell'approssimarsi del 75esimo anniversario della sua fucilazione. E sono preso da una commozione indicibile, proprio nella misura in cui questa conferenza dedicata a Brasillach cade proprio il giorno del suo 75esimo anniversario. Come d'altra parte è un'emozione che immagino abbia provato chiunque dei nostri amici si sia cimentato in una conferenza dedicata al poeta. Esecuzione del resto di gravità e drammaticità incommensurabile rispetto ad altre, e qui non ho che da sottoscrivere le profonde osservazioni di Jacques Isorny, già avvocato difensore del Brasillach al processo, nonché autore dell'opera dedicatagli, Il processo Brasillach, edita da AR. Nella misura in cui si è trattato di un processo all'intenzione, possiamo parlare di un processo estremamente drammatico, sarebbe dunque riduttivo, a mio avviso, soffermarsi unilateralmente sulla fucilazione di un poeta, sul concetto fucilazione di un poeta. Non è che fucilare un poeta che svolge la sua attività in maniera disinteressata, senza pretesa di missione educativa particolare o di incidenza pratica, sia trascurabile. Gli è che Brasillach era ben più di un poeta, questo ricordiamolo. Era scrittore e polemista, dunque con il preciso intento di una missione educativa, paragonabile per non pochi aspetti a quella di Socrate, educativa per la gioventù e per l'intero popolo. Scrive in merito Maurice Bardèche, nella prefazione alla sopracitata opera dell'Isorny. Che la vittima fosse un poeta rappresentava una semplice circostanza. Il fatto grave piuttosto era di aver fucilato una coscienza. Lo scrittore non è soltanto un poeta, ossia in realtà un'anima folle, un'anima delicata che sogna e fa sognare, ma senza incidere nella realtà. Quando la sua opera investe certe questioni di interesse collettivo, lo scrittore è anche un maestro. Missione grave questa. Missione che impone responsabilità e suscita conseguenze che lo scrittore deve accettare. La fucilazione di una coscienza, dunque,
ha fatto del processo alcunché di simbolico e ha reciso le potenzialità di sviluppo di una missione educativa. Una missione educativa che riportasse la nazione francese alle grandeur d'un temps, epurandola dal degrado comportato dagli aspetti che si accompagnano alle democrazie borghesi, precisamente il primato del regno della quantità su quello della qualità, l'ossequio su Pino Mammona, la prevaricazione della finanza plutocratica che strangola le nazioni, l'acquetistica e borghese abdicazione dagli ideali di sacrificio e abnegazione. Contro tutto ciò, contro questi mali della Terza Repubblica, il Brasillac ha indefessamente combattuto. La fredda ragione di Stato ha imposto la sua fucilazione, non gli ha accordato scampo, che cedere alle lusiche del sentimento, accordargli la grazia, concedergli scampo attenuanti avrebbe significato scalfire la ragione di Stato. o anche semplicemente metterne in discussione il rigore. Per quanto fosse stata richiesta la grazia pressoché all'unanimità da tutti gli intellettuali del tempo, quella ragion di Stato cui era stata pedissequa la giuria, gran parte della quale, lo ricordiamo, era costituita da uomini della Resistenza, anzi interamente costituita da uomini della Resistenza. Quella ragion di Stato dunque che l'aveva processato, decretandone la fucilazione, non le aveva accordato scampo, come del resto era prevedibile, esecuzione accompagnata dal gelido cinismo di uno dei boia, esemplificato dalla frase: avete visto come abbiamo perfettamente rispettato l'ora? Non di meno, per quanto l'uscita sia non felice e anzi agghiacciante, non erano forse malvagi gli esecutori del sommo supplizio? Non erano forse malvagi? Non facevano che applicare gli input della ragion di Stato, la cui esecuzione non poteva che renderli alla fine unidimensionali, refrattari a ogni indulgenza e dimentichi, di ogni criterio di valutazione morale. Sempre seguendo il Maurice Bordes, irrompeva dunque in questo processo una nuova coscienza collettiva, quella suscitata dalla vittoria degli eserciti alleati, la quale abrogava la precedenza coscienza nazionale e con la mediazione dei giudici la spodestava e la condannava. Non c'era spazio per circostanze attenuanti. I giurati, scelti tutti tra gli uomini della Resistenza, potevano solo o assolvere o a condannare. Ma se avessero risposto non colpevole, avrebbero rinnegato la propria coscienza. Se avessero risposto colpevole, avrebbero pronunciato la condanna dell'imputato. Era una situazione che già anticipava il processo Pétain, e questa è la sostanza del processo Brasillac. Occorreva aver ragione, occorreva sostituire agli eventi nella loro realtà storica una determinata visione e interpretazione della guerra, ispirandosi a una certa ottica storica. Veramente profonde sono le osservazioni del Bardèche. In definitiva, alla ragion di Stato si doveva cieca ubbidienza. La statolatria, non solo in Francia, ma anche in Germania, in URSS, vigeva. Agli occhi del De Gaulle, che credeva di impersonare misticamente la nuova coscienza collettiva della nazione francese, quegli intellettuali che avevano chiesto indulgenza per Brasillac non erano che coscienze lacerate. Dunque, Brasillac ne aveva ben donde di denunciare i precisi mali della Terza Repubblica che ho citato prima. O progressisti liberalucci,
come avete potuto dimenticare il motto «Non condivido quello che dici, ma sono disposto a rinunciare alla mia vita affinché abbiate il diritto di dirlo»? Non è forse Voltaire uno dei vostri beniamini? Per me è blasfemo, ma per la vostra impostazione culturale è uno dei puntelli di battaglia, se non sbaglio. Dunque, come avete potuto dimenticare Voltaire? Impugnate la ragione di Stato per ledere ed eliminare l'avversario e la combattete in nome degli ideali di giustizia e libertà quando è oppressiva e lesiva dei vostri interessi? Valgono dunque due pesi e due misure? Tutta la giuria dunque pronunziatasi a favore dell'esecuzione eletta nei ranghi della resistenza. Qui abbiamo modo di vedere i due pesi e le due misure applicate, diciamo, dagli uomini della resistenza, da coloro che lo hanno processato. Quella libertà di pensiero, di opinione, capisaldo dell'illuminismo, nel caso del processo Brasillach, che non si ripeterà mai abbastanza, è stato un mero processo alle idee e all'intenzione, nel caso del processo di Brasillach questo valore di libertà di pensiero è andato puramente smentito. E voi a quale vita avete rinunziato? Avete piuttosto fucilato una coscienza, signori giurati. Liberaluci progressisti, continuate a negare che si tratti di un processo alle idee. Come potrebbe la Repubblica fare processi alle idee? Signori giurati liberalucci, non avete più specchi cui arrampicarvi. Lo avete compreso benissimo che si tratta di un processo alle idee. È forse qualcosa d'altro? Signor commissario di governo, un po' di onestà intellettuale non guasta. Che bisogno aveva di ripetere durante la sua lunga requisitoria le mille volte che non si tratta di un processo alle idee? Avete forse bisogno di fare opera di autoconvinzione? Progressisti liberalucci, avete messo le catene ai piedi a colui che non possedeva né gioielli, né anelli, né catene ai polsi. A lui toglieste le catene ai piedi, inibendo così la possibilità, la libertà di ambulare, non già quella di meditare e scrivere, solo il giorno della esecuzione. Praticamente ricordiamo che il Brasillach era stato con i piedi legati praticamente durante tutto il periodo della prigionia. Soltanto il giorno della sua esecuzione, della sua fucilazione, gli erano state tolte le catene ai piedi. Ora, che si tratta di mandare a morte un avversario politico, di giudiziarlo, non già in base a crimini effettivamente commessi, perché di fatto sappiamo che Robert Brasillach, pur simpatizzando per la destra nazionalista, rimase sempre estraneo ai vertici della politica e rimase ancor più estraneo a un intrigo di potere sulla base di semplici opinioni. Per questo parliamo di un puro processo alle opinioni. Mamma, non piangere. È mai possibile che le donne non sappiano far altro che piangere? Aveva ragione sul serio, Peggy. Le donne non sanno che piangere e tu dai prova di non distinguerti. Credimi, donne, almeno non piangete per me. Piangete piuttosto per le future generazioni. Piangete per le insicure acque in cui navigheranno. La tempesta sta per cominciare. Potrebbe essere in procinto di abbattersi sulle future generazioni. Non ve lo nascondo. Quando in nome del liberalismo si intende mutilare una coscienza, la tempesta è in procinto. Volete che mi rammarichi di quanto scritto? Pensereste tutti che lo dico per salvarmi la pelle e giustamente mi disprezzereste. So che al momento presente un certo numero di francesi e soprattutto un certo numero di giovani in tutti i campi, in tutti gli ambienti, stanno pensando a me. Ve ne sono di prigionieri in Germania, ve ne sono di coloro che domani partiranno mobilitati,
Ve ne sono tra quelli che si trovano già sul fronte della Lorena, penso a uno o due di costoro. Penso anche a quelli che già sono morti, e so che tutti questi giovani sanno che io non ho mai insegnato loro che l'amore per la vita, la fiducia davanti alla vita, l'amore per il mio paese. E questo lo so al punto tale che non riesco a rammaricarmi di ciò che io stesso sono stato. L'implacabile ragion di Stato. Come ho accennato nell'introduzione a questo rapporto, la ragion di Stato aveva reso quegli uomini che avevano decretato la sua esecuzione particolarmente unidimensionali e tali da aver perso qualsiasi criterio di valutazione morale. È stata la ragion di Stato, la gente della ragion di Stato, a decretare l'esecuzione. È stata la ragion di Stato, l'astuta calcolatrice ragion di Stato, a imporre catene ai piedi al monello, che pur non possedeva catenine d'oro. Sono cose mal viste da noi, soleva ripetere d'altronde. A che dopo la appariscenza? Può pur brillare il corpo di catenine d'oro, bigiotteria pregiata, può pur profumare la pelle d'unguento raro e pregiato, a che duopo se l'anima avvizzisce di giorno in giorno nel quetismo borghese, nel regno della quantità, nel primato di Mammona? Monello, perché Monello? È l'epiteto che sinteticamente era stato affibbiato al Brasiliac. Chi gliel'aveva affibbiato? Gliel'aveva affibbiato precisamente... gliel'aveva dato il suo avvocato, Lisornic. E di Brasiliac è sempre stato noto il buon umore, quantomeno l'ostentazione di buon umore, anche nella tragica circostanza dell'imminenza dell'esecuzione. È stata dunque la ragione di Stato a decretare l'esecuzione. Non ne sarebbe scampato, non ne sarebbe scampato. Lo sapeva, se ne intendeva, lo sapeva, non se lo nascondeva. Lo sapeva sin dal giorno in cui era stato arrestato. Lo sapeva sin dal giorno in cui aveva messo piede nell'umida e malsana prigionia di Fresnes. Non ne sarebbe scampato, non ne sarebbe scampato. Percepiva il monello, sin da quel mattino di gennaio, segnatamente gelido, l'incedere verso di lui della morte. Diceva bene Jacques Zorny, sarebbe a poco asceso verso la morte. È stata ragione di Stato, la ferrea e unidimensionale ragione di Stato, che a sua volta tutti moralmente unidimensionali rende, a decretarne l'esecuzione. Ma la ragione di Stato rende tutti, proprio tutti, moralmente unidimensionali? Non proprio tutti, a dir la verità. Alla fine non aveva reso così gli intellettuali del tempo. Dunque l'intelligenza contro la ragione di Stato. Amici, finché il condannato ha contro di sé sia l'intelligenza che la ragione di Stato, non potrebbe scamparne. Quando si ha contro di sé sia il governo che i pensatori, non vi è scampo. Non vi è modo di appoggiarsi né all'uno né agli altri. Ma in fondo, il monello aveva dalla propria parte l'intelligenza. Non poteva dunque arrestare l'incedere verso l'esecuzione appoggiandosi ai pensatori? Che importa? Non ne sarebbe scampato, non ne sarebbe scampato comunque. Amici, non siate ingenui. I pensatori non impugnavano che piagnistei, non accampavano che sterili lusinghe, non rivendicavano che ragioni del cuore di fronte a cui... la ragion di Stato rimase impermeabile. È stata dunque la ragion di Stato, la gelida e cristallina ragion di Stato, a decretarne l'esecuzione. E allora le cose andavano male, andavano molto male. La ragion di Stato non si sarebbe lasciata scalfire dalle lusinghe dell'intelligenza. E allora le cose sarebbero andate male. Ci avrebbero lasciato la pelle a Fresnes, quasi tutti i compagni di cella, i camerati di cella. Glielo aveva detto il monello ai compagni, ai camerati di cella. Ci lasceremo tutti la pelle. Pure, come avrebbero potuto prenderlo sul serio? Ci lasceremo tutta la pelle, aveva detto loro. Ma il monello, sorridendo, per celare, vuoi l'agghiacciante destino verso cui tutti o quasi tutti ascendevano gli ospiti di Fresnes? Vuoi l'incedere verso quello stesso destino che percepiva nell'anima?
non era stato preso sul serio, quasi da nessuno. E qui possiamo vedere come Brasillac fosse solito tenere un atteggiamento sdrammatizzante di fronte ai carcerati di Fresnes, ogni qualvolta veniva comunicata loro una decisione severa che metteva innanzi ai carcerati stessi. Riferisce Jacques Zorny, e quando avevo modo di circolare per i piani di estensione, era tutto contento di scherzare, dando una cattiva notizia allo sportello di una cella. Va male, va malissimo, ci lasceremo tutti la pelle. Con un sorriso per allentare la tensione, questo certamente. Mi riscaldo. Incatenati avevano al monello i piedi i carcerieri di Fresnes e non già lo spirito. Rattrappite le dita dal freddo della patria galera, diceva egli di procurarsi maggior tepore, fiabe nordiche leggendo. Ecco come riferisce con la solita accuratezza i Zorny, Brasillac passava le giornate da prigioniero leggendo e scrivendo. Una delle sue letture preferite erano i libri di avventura delle regioni del nord Europa. Sin dall'inizio della sua carcerazione si era dedicato a questo. Per scrivere, non disponendo di una penna, si avvaleva di un pennino collegato alla cannuccia della sua pipa. Inoltre fissava i suoi ricordi, la sua vita da prigioniero, le sue note sugli avvenimenti politici. Così si comportava. Dopo aver fatto una brutta copia, ricopiava i poemetti su un quaderno a quadretti con una caratteristica e inconfondibile scrittura a zampe di mosca. Tutto veniva poi consegnato al suo avvocato, difensore Zorny, e anche all'avvocatezza Mirella Noel, coloro che veramente gli erano stati vicini fin dal primo giorno. E così lo stesso aveva fatto l'avvocato Simon Frère. Zorny, l'avvocatezza Mirella Noel e l'avvocato Simon Frère avevano anche deciso di collaborare costantemente con Zorny nell'opera di difesa del Brasillac. Veniamo ora alla fase più drammatica, che è quella dell'esecuzione. Intanto rinnovo i miei ringraziamenti agli amici per aver partecipato, diciamo, al rapporto di oggi. La vigilia del supplizio temette, pur non era solito provare timore. Temette davvero quando incrociò lo sguardo di Jacques Zorny, cui la guardia di turno aveva dato licenza di accesso alla cella. Non sorrise per la prima volta. L'infausta notizia aveva letto nello sguardo del suo avvocato. Pure non aveva temuto quel mattino del tardo settembre in cui l'ingresso alla patria prigione aveva fatto. Non aveva temuto fin dal giorno in cui era iniziato l'ascendere verso il trapasso nell'umida e malsana prigionia di Fresnes. Non aveva temuto l'incedere il trapasso che pure albergava da allora nell'animo, né se lo nascondeva. Non aveva temuto durante la drammatica di rara drammaticità ringa del Vidal e del Rebull, tronfio di nobiltà, fieramente argomentava ai capi di accusa. E allora per Bacco, perché temette allora alla vigilia del supplizio? Pure un timore puramente umano, quello che avvertiva. L'ascesa al trapasso, il cui presentimento albergava sin dal primo giorno di prigionia Fresno, stava per compiersi. Per lui e innumerevoli altri, il trapasso era previsto quel mattino del 6 febbraio 1945. Prevedeva la consuetudine che all'esecuzione presenziassero persone di autorevole incarico. A Fresnes, da Palazzo di Giustizia, condotte furono 6 automobili nere, pattugliato era il tragitto di guardie, e vie più corposo si faceva il servizio d'ordine, con l'approssimarsi di Fresnes, una siepe di guardie mobili sul viale stesso del carcere. Dopo la confessione,
che il morire in stato di grazia consentir potea, chiamò i suoi difensori all'uopo di consegnar loro le ultime lettere di familiari e gli imperituri marron scritti per sempre. L'unica arma, la penne sottratta, gli sarebbe stata. Risalto facea quel foglio la scritta recante la morte in faccia. Quel giorno rasato non era, come di consuetudine, le catene ai piedi per la prima volta non aveva. Serenamente dormito avea quella notte. Bernanossa aveva ragione. L'ultima notte di un condannato è una delle più placide. Accuratezza adoprò nel vestire, mentre il trapasso il compimento attendea, che con decoro al trapasso stesso andar volea. Ora di riconciliarsi con Rebull il disio era, con lui e con coloro verso cui astio provato avea. E il viso del Rebull da pallore invaso fu, che gli disquisir dovea con il condannato. Praticamente qui, prima di andare, diciamo, all'esecuzione, Robert Brasiliac sente il desiderio di riconciliarsi con il Rebull. Ed è uno dei momenti più drammatici e al tempo stesso più commoventi. Sereno lo sguardo, solare il viso, altresì coraggio infondere voleva gli amici. Qui si avvicina, diciamo, il momento della fucilazione. Il suo scendere al trapasso stava per compiersi. Quella scendere al trapasso egli avvertito lo avea sin dal momento in cui ingresso aveva fatto alla patria galera. Con fierezza egli mirava il plotone che di lì a poco la coscienza avrebbe fucilato. Imbarazzo provato non avevano granché i carcerieri il primo giorno a riporgli le catene ai piedi, ma paralizzate dall'imbarazzo in vero sono ora le mani del soldato. L'ordine aveva di riporre le catene al condannato. Paralizzate le mani del soldato da un imbarazzo che il proferir di parola alcuna esprimere può. Recede dunque il soldato. L'ardito compito di legare le mani al condannato il maresciallo poscia eseguì. Praticamente in un primo momento l'incarico di, come si dice, di come si dice, di sciogliere le catene al Brasiliac era stato dato al soldato, ma il soldato è particolarmente ansioso che dall'ansia non ce la fa, e allora questo incarico sarà eseguito dal maresciallo. In quell'istante agghiaccianti che all'esecuzione preludevano albergava un dramma che verbo proferire esprimere non potrebbe. Un dramma pesante almeno quanto tutta la terra, che avrebbe pesato sulle future generazioni. Alla prima raffica il capo non si piegò, ma scese verso il cielo. Trapassò il condannato, non senza aver proferito viva la Francia. Il maresciallo diede allora il corpo di grazia, poscia verso terra il corpo reclinò. Con la stilla di sangue che la fronte inondava, cancellato l'inchiostro gli esecutori forse avevano, con venerazione si inchinarono il cappellano e Zornì, che poscia la stila di sangue sulla fronte grondante lavò. Rispettato pienamente uno degli esecutori ebbe l'ardir, rispettato pienamente l'orario, uno degli esecutori ebbe l'ardir di proferì. Ma in fondo malvagi non erano cotali uomini. Non facevano che eseguire la ragion di Stato. Alla ragion di Stato temperato avevano, amici. Quella ragion di Stato, pur cinica, che unidimensionale l'animo rende, istanza di venia respingendo. Dopo l'esecuzione, ipso facto il cielo di Fresnes plumbeo si fece, minacciose nubi costellarono l'orizzonte. Isornì, fedele suo difensore, il ricordo ai posteri tramandato avrebbe con commozione, eppur con la malinconia che il riecheggiar della voce più avrebbe sentito. Ancora ardir avrebbe qualcheduno dei posteri governi di fucilare una coscienza? Via. Avete dunque capito, amici,
Qual è stata la sostanza del processo Brasiliac? Ora purtroppo, per ovvie ragioni di esposizione sintetica, ho potuto riportare soltanto alcuni passi, ancorché particolarmente drammatici, per quanto riguarda, diciamo, l'attività svolta dal Brasiliac durante la sua carcerazione a Fresnes e anche per quanto riguarda la sua esecuzione. Come già anticipato all'inizio, dedicare un'opera alla figura di Brasiliac, segnatamente in occasione del 75° anniversario della sua fucilazione, riempie l'animo di una commozione profonda. Se dal punto di vista del senso comune non vi è differenza tra l'esecuzione di un ladro di galline e quella di un intellettuale, la vita dell'uno vale la pena di essere vissuta quanto quella dell'altra, sollevandoci però a una valutazione metafisica, potremmo realizzare che la fucilazione di una coscienza ha delle conseguenze drammatiche nella misura in cui incide, pesa sulle generazioni future, segnatamente quando si tratti di un processo intentato esclusivamente alle idee, quando non vi sia crimine, indizio alcuno di crimine commesso. Con Bardèche affermiamo che il processo Brasiliac è il luogo dell'affermazione di una nuova ragione di Stato che intendeva processare i vinti, questo in pratica, senza peraltro aver scrupolo di ascoltare le ragioni dell'avversario, di contestualizzare le sue affermazioni. Decisa quindi tout court a imporre la propria ottica della storia, che sarà poi quella vincente a partire dal 45. Ora certamente Robert Brasiliac si era fatto illusioni sulla effettiva buona riuscita della politica collaborazionistica di Montoir e Jeannané. Ad esempio, fiducia egli aveva riposto nella politica dell'avvicendamento sin dal 40. Secondo la previsione di lui e di molti altri, essa avrebbe peraltro consentito di salvare molti prigionieri francesi, nonché di offrire prospettive di maggior benessere futuro a molti francesi emigrati in Germania. Il poeta ne aveva preso le distanze quando osservò che essa, cioè che detta politica di avvicendamento, si stava lentamente trasformando in vero e proprio prelevamento di cittadini francesi. Il suo acume intellettuale, d'altronde, non gli ha impedito di accorgersene. In merito alla collaborazione, Brasiliac si sentiva in prima istanza patriota francese, portava avanti quindi l'idea collaborazionista non nel segno di una subordinazione tout court della Francia alla Germania, bensì nel segno di un'armonia fra nazioni sorelle, fra patrie e sorelle, in perfetta parità su di un piano morale. Questa in sintesi la sua prospettiva. Prospettiva non certo non scevra di errori e illusioni. Brasiliac non poteva del resto prevedere la drammatica piega che la politica collaborazionista assunse dopo il 40. Pur dobbiamo riconoscere che Brasiliac pagò questi errori sempre sulla sua pelle, senza aver mai la pretesa di scottare quella altrui. Il cielo che va costellandosi di nubi minacciose una volta avvenuta l'esecuzione del poeta non è, cari amici, che la metafora del destino incerto che avrebbe atteso d'ora in poi la nazione francese. Quei mali insidi nella decadenza, nella putrescenza del repubblicanesimo, segnatamente della democrazia borghese, che avevano segnato la Terza Repubblica, c'era il rischio che si riacutizzassero nuovamente. È bene infine ribadire, per chiudere, che i governi posteri, dato l'angoscioso ricordo impresso dalla classe intellettuale di quella coscienza fucilata, non ne avrebbero fucilata un'altra, neanche con profumata ricompensa.
Cari amici, vi ringrazio per aver partecipato a questo notevole momento di bellezza. Grazie a te. Neanche con profumato. Ricco. Grazie di cuore. Ringrazio di cuore il dottor Andreucci per questa conferenza che è sicuramente piena di passione e della lettura di un suo poema, particolarmente alternata dei commenti suoi. E credo che abbiamo onorato degnamente Robert Razia nel 75esimo anniversario della sua fucilazione. Quella che avete avuto l'avventura di ascoltare era la 577esima conferenza di formazione militante a cura della comunità politica ed umana della CAP dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Le conferenze proseguiranno più o meno regolarmente anche nel tempo che verrà. Grazie a tutti e arrivederci.